Salve fratelli e sorelle bianconere, benvenuti in questo mio nuovo video di aggiornamento. Più che altro, niente, è arrivata la notizia di Sky Sport che c'è stato un vertice alla Continassa, se così vogliamo chiamarlo, e si è deciso di non decidere sostanzialmente, si è deciso di continuare con Andrea Pirlo e lui ci sarà. Anche contro il Sassuolo di mercoledì, ma credo sostanzialmente che si andrà avanti fino a fine stagione perché sono rimaste altre tre partite di campionato: Sassuolo, Inter e Bologna, più la finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio allo stadio di Reggio Emilia contro l'Atalanta. E mi verrebbe da dire, chissà quanti cazzo ne prenderemo contro l'Atalanta se non giochiamo, non se giochiamo così, se non giochiamo. E niente, ragazzi, purtroppo si è deciso di non decidere, si attenderà la fine della stagione. A questo punto, consapevole la società che possono anche non andare in Champions a questo punto. E diciamo che questa cosa la si può anche capire da un certo punto di vista, perché comunque non avrebbe senso esonerare un allenatore a 3 giornate dalla fine. Già non aveva senso esonerarlo a 5, a 6, figuriamoci a 3. Purtroppo Pirlo andava mandato via, per il mio punto di vista, dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3-0, perché ci trovavamo ancora a dicembre e si poteva ancora recuperare, sicuramente non per vincere lo scudetto, ma comunque si poteva recuperare punti per poi non rischiare alla fine di giocarti il posto in Champions, o quantomeno l'avresti dovuto esonerare dopo la partita, dopo la sconfitta in casa contro il Benevento, che avresti avuto quelle 2 settimane di tempo con un nuovo allenatore, evidentemente, di diciamo assestare un po' l'ambiente. Purtroppo si è deciso di continuare anche lì in quella situazione, e ragazzi, siamo andati a finire nel precipizio e stiamo proprio raschiando il fondo del barile. Io onestamente alla Champions non ci credo più ormai, ragazzi, non credo che questa squadra possa vincere tutte e tre le partite restanti, e qualora la dovesse anche vincere, bisogna sperare anche che le avversarie stecchino, ma le avversarie vanno a 3.000, specialmente l'Atalanta, successivamente seguito dal Napoli, e comunque hanno un calendario più agevole del nostro. Noi comunque abbiamo una partita di Reggio Emilia che non è facile con il Sassuolo. Poi ci sta la partita in casa contro l'Inter, ma non vuol dire niente che se giochi in casa o giochi in trasferta, perché in casa ti è venuto a mettere palla anche per Benevento, quindi perché non potrebbe farlo anche l'Inter? Poi quelli già hanno vinto, sicuramente giocheranno con il dente avvelenato proprio per darti il colpo di grazia, ma non c'è bisogno, perché noi il colpo di grazia ci siamo dati già da subito, quindi non c'è bisogno che ci unità da avuto colpo di grazia, perché ci siamo già dati da subito. E poi l'ultima partita fuori casa contro il Bologna, altra partita non facile, altro stadio non facile, e nell'intermezzo c'è la finale di Coppa Italia. Ma io, ragazzi, sono veramente pessimista e adesso vedo tutto nero, non lo so, ma ho come il sentore che, boh, per me i perdimi tutte e quattro i partiti. Ripeto, adesso sono molto giù di morale, sono devastato, questi pezzi di merda mi hanno proprio ucciso l'anima, ragazzi, mi hanno proprio ucciso l'anima. E al momento io vedo tutto nero e ho la sensazione che le perdiamo tutte e quattro le partite, ragazzi. Oggi purtroppo è nero, domani potrà essere bianco, non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so. Detto questo, non mi vergogno assolutamente di essere juventino, anzi sono fiero e sono orgoglioso di esserlo. E come dice il mio amico Lino Juventus, chi è juventino non perde mai, per cui non mi vergogno assolutamente di essere tifoso juventino, come ho sentito e letto da qualche parte, e questi sono tifosi occasionali. Chi dice queste cose qui? È un momento difficilissimo, ragazzi, forse uno dei più difficili di tutta la storia bianconera, e non esagero quando dico questo, perché comunque gente di oltre 50 anni ha confermato anche questa cosa qui, quindi non è che mi sveglio e dico che è uno dei momenti più difficili. Lo è, ragazzi, lo è. Sicuramente
non il più difficile, ma uno dei più difficili. E si può uscire soltanto con il lavoro, con la dedizione, con l'impegno, con il sacrificio, con l'umiltà, con tutte queste caratteristiche e con tutti questi aggettivi. Detto questo, ragazzi, io solo per il momento vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e ovviamente, sempre fino alla fine, Forza Juventus!